Like, tutto ciò che piace, augura a tutti un meraviglioso 2023, celebrando la maestosità delle piramidi. Una sfilata che racconta la bellezza di una delle sette meraviglie del pianeta e la sartorialità della moda uomo della prossima stagione. Buon anno anche a Sua Maestà Carlo III, che nonostante la tempesta mediatica scatenata dal libro del secondogenito Harry, mantiene stile e rigore assolutamente British. Fra i buoni propositi anche benessere e bellezza. La beauty routine si rinnova con maschere a LED che rivitalizzano il viso e patch da esibire sotto gli occhi di tutti. Like consiglia le mostre da non perdere per aprire all'insegna dell'arte il 2023. Un percorso che da Milano arriva a Viterbo, fra le opere di talenti assoluti. Il deserto di Giza nell'ora del tramonto. Sullo sfondo le piramidi di Cheope, Kefren e Micerino. La luce che cambia. E la notte che avanza su figure extraterrestri. Quasi un allunaggio su una terra dalla storia millenaria. È uno straordinario e scenografico maxi evento firmato Dior Homme, quello che porta in Egitto, per la prima volta nella storia della maison del gruppo LVMH, la sfilata della collezione maschile per il prossimo autunno. Illuminate appositamente per lo show disegnato nei minimi particolari da Kim Jones, direttore creativo della linea maschile della casa, la necropoli e le tombe millenarie diventano un set spaziale per una sfilata stellare, proprio come suggerisce il titolo Celestial. Sagome in movimento appaiono tra le dune, in abiti dai colori del deserto, tagli sartoriali e mix di maschile e femminile, futurismo e couture, storia e visione. Come raccontano i mezzi kilt di lana sui pantaloni, ispirati alle gonne a pieghe di un vestito degli anni 50 chiamato Buona Fortuna. È noto che Christian Dior si facesse leggere i tarocchi prima dei suoi show, che fosse superstizioso e attento ai segnali esoterici. Non stupisce dunque l'ambientazione, la prima volta di un suo show nella Terra dei Faraoni. Una Cairo experience che Kim Jones ammanta di simboli e di stratificazioni, che siano dei tessuti o della storia. Tra passato, presente e futuro di una maison che da oltre 70 anni sa come fare per rendere sempre più magica la sua moda. Attaccamento allo stile e al blasone mai traditi. Fin da piccolissimo si è presentato in pubblico sempre impeccabile, giacca, cravatta e pochette. E mai ha allentato la sua devozione alla corona, aspettando il trono per decenni. Re Carlo III, fresco 74enne, è un caposaldo della monarchia inglese di cui si conosce meglio la vita privata della personalità. Di certo il suo stile parla più di centinaia di edizioni strillate dei tabloid. Io sono particolarmente grato di rimanere alla Casa Bianca e non ci aspettavamo che sarebbe stata la nostra prima e unica casa dove saremmo rimasti nella nostra prima visita alla Casa Bianca. Figlio deciso, voce ferma, rigorosamente fedele alla sua eleganza British. Era il 1970, accanto a Nixon. Ma il copione si ripete per Reagan, Bush Jr. e Obama, con una profetica presenza di Biden, attuale presidente. Carlo è l'uomo del doppio petto con i risvolti extra large a punta di lancia, magistrale lavoro sartoriale e la spalla un po' scesa. Eppure, nonostante tanta maniacale attenzione, l'ex principe, attuale re, ha sempre dichiarato la sua passione per il riciclo, sostenendo che un vestito va utilizzato fino a quando la taglia lo permetta. Una teoria che si attaglia perfettamente al completo grigio chiaro, magari gessato, adatto a qualsiasi occasione, anche ricucito o rattoppato. Mai dimenticare i gemelli, scelti per ogni occasione, oltre al polsino della camicia, sistemato metodicamente. Eppure qualche variazione sul tema c'è stata. In primo luogo per il polo, grande passione dei maschi Windsor, la divisa militare e qualche rara foto in costume. Nella corsa tradizionale dei cavalli, in piena campagna, accanto alla regina Elisabetta in tenuta casual, foulard e impermeabile, Carlo ha usato uno spezzato con scarpe sportive, ovviamente già usate, ma sempre giacca e cravatta.
Unico vezzo in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dell'attuale regina Camilla. Un sorprendente smoking con polsi e revers rosso passione, che però forse ha qualcosa da invidiare a quello impeccabile indossato con i Beckham, padre David e figlio Brooklyn. Uno spettacolo nello spettacolo per VIP e star della moda più glamour e internazionale. Good evening and welcome to the Fashion Awards 2022 here in London's Royal Albert Hall. Inizia con un omaggio alla regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre all'età di 96 anni dopo 70 di regno. La cerimonia di premiazione a Londra dei British Fashion Awards 2022, gli Oscar britannici della moda attribuiti da una speciale giuria di 1000 esperti internazionali. Sorpresa per i look di premiati e premiatori, da quello più artistico di Tilda Swinton alla felpa minimal sfoggiata in diretta streaming da Bella Hadid, eletta modella dell'anno. Ma è l'Italia, ancora una volta, grande protagonista, con il premio dei premi. Pier Paolo Valentino. Pier Paolo Piccioli, direttore creativo Valentino, è il designer dell'anno. Seconda volta per lo stilista di Nettuno, che già aveva vinto il titolo nel 2018. Alla presenza della famiglia, la moglie Simone e i tre figli, team, amici, Naomi Campbell. E conquista tutti con la sua visione di una moda manifesto inclusiva e capace sempre di alimentare i sogni. This victory belongs to Mr. Valentino. Questa vittoria appartiene al signor Valentino e al signor Giammetti, che hanno creato questa azienda. E a tutte le persone della Valentino che hanno contribuito a far diventare i sogni sempre più grandi. Appartiene al mio team, oggi agli amici, che hanno consentito di trasformare le idee in realtà, mettendo la poesia nel nostro lavoro. Non vogliamo essere subito già così, senza sogni. We don't wanna be yet without dreams. Grazie a tutti. Hey, hey, hey. Un'attenzione verso noi stessi dopo l'esplosione di feste e piaceri golosi del Natale. Like scopre magiche parentesi di relax. A Firenze, a pochi passi dal Duomo, una sorpresa di benessere, un percorso ispirato ai bagni romani, proprio dove sorgevano le terme capitoline, che affiorano fra le vasche e le cascate d'acqua, in un viaggio sensoriale corpo e mente. Una spa all'interno dell'Hotel Helvetia e Bristol, che aderisce al principio latino di benessere totale e all'alternanza fra caldo e freddo, accolti dalla storia, avvolti dall'arte contemporanea con la videoarte di Felice Limosani, che evoca paesaggi digitali, accuditi dai trattamenti più rilassanti. A Palazzo Fiuggi la possibilità di intervenire sul processo di invecchiamento e provare a invertirne quantomeno gli effetti. Fra la spa di 6.000 metri quadrati e i trattamenti mirati, una sospensione nel benessere più assoluto. Basta la lenta progressione della colata d'olio a restituire la piacevole sensazione di ritorno alla vita. E poi i fanghi, i massaggi, le consulenze mediche. La potenza di un'acqua antica dalle proprietà depurative e l'abbraccio di una natura straripante in cui perdersi. Nel tramonto poetico delle colline umbre, tutta l'emozione di un'esperienza di relax da vivere anche in coppia. Fra Assisi e Perugia, attraversando paesaggi incantati, il Borgo Bru fa spa resort si muove nel piacere dell'acqua che diventa neve, nell'armonia dei trattamenti benessere, nella condivisione con il territorio e nella fragranza del cibo. E poi 400 metri quadrati della suite esclusiva che si apre nell'eleganza del design e nell'avventura sensoriale della piscina riscaldata, nella privacy più assoluta. Per tutta la mia vita sono stata razionale, poi ho preso una decisione sentimentale e mi si è ritorta contro. Stai parlando del lavoro o di Gabriele? Di Parigi. Tutto era partito proprio dalla città della Tour Eiffel, dall'arrivo di una giovane e colorata ragazza americana. Un sistema di relazioni che si muove all'insegna del gioco e dei sentimenti.
Emily in Paris ha già vissuto 2 stagioni di successo planetario e da qualche giorno è tornata su Netflix, attesissima dai fan di tutto il mondo, con una 4ª serie in lavorazione. Allora, Cooper, dimmi, cosa pensi di fare? Tu mi hai cambiato la vita. Non ti sto chiedendo di scegliere. Non siamo nati per amare una sola persona alla volta. Nella girandola di look ricercatissimi che hanno generato un vero e proprio stile, adorato dalle teen e non solo, di tutto il mondo, Emily si ritrova, quasi suo malgrado, impigliata in un triangolo amoroso complicato, ma sempre annodato al filo della leggerezza, fra il fascino della Ville Lumière e le atmosfere calde della campagna francese. Grazie per essermi amica. E per aver viaggiato insieme a me? Cuori senza età. Cuori senza età. Non importa. Sempre sotto il muschio dell'amore natalizio, una serie italiana che dal titolo anticipa il gioco di situazioni che si scatenano nella vita di una giovane infermiera. Al Natale della tua felicità non gliene frega niente. A Natale conta soltanto se è una famiglia tua, ma io non mi piego. Io vado fiera della mia indipendenza. Zitella, si dice Zitella. Odio il Natale. Protagonista la giovane Pilar Fogliati, in una serie adattamento di una prima versione norvegese. Dalle atmosfere nordiche ad una Venezia fra calle e luci colorate. Stesso cuore della sceneggiatura. Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice. Io congelerei gli ovuli. Ce l'ho! Ho un fidanzato, lo porto a casa per Natale. 24 giorni esatti per portare a termine l'impresa. Tempo, attenzione e dedizione. Dovrebbero essere calcolate all'interno di questi 3 punti cardinali, le nuove rotte della bellezza. Finita l'epoca di volti clonati, tirati, eccessivamente gonfiati, una nuova attitudine predispone al benessere e alla bellezza. Una donna deve sempre mettere l'intenzione in tutto quello che deve fare. Vuol dire, non devo fare le cose di corsa, anche se ho poco tempo, faccio 2 passaggi, devo fare una sola cosa, ma la devo fare fatta bene. Ancora una volta, la casa, luogo dello stare bene, in una dimensione di beauty routine che si affianca alla tecnologia, come la maschera LED, un reticolato di luci rosse per contrastare la degenerazione delle cellule. È molto interessante perché in 10 minuti aiuta a dare immediatamente energia alle cellule, riportando tonificazione, luminosità, addirittura decongestiona. Bastano 10 minuti al giorno, ma entra a far parte proprio dei trattamenti anti-aging domiciliari. Il massaggio, la terapia fisica più antica, gesti di benessere e di salute che hanno attraversato civiltà e continenti, mantenendo nei secoli il valore unico della manualità. Il fango normalmente viene sempre pensato come trattamento da lasciare in posa. Noi utilizziamo il fango durante tutto il massaggio, quindi ci sono 2 benefici. Uno è quello degli attivi che contengono il fango ovviamente che viene utilizzato e i benefici del massaggio che normalmente è drenante e anticellulite. E poi i social, che sdoganano pratiche di bellezza quotidiana, come la cura del contorno occhi, dai confini della riservatezza per aprirsi alla vita di tutti i giorni. Ci sono i patch che sono diventati oggi anche, come dire, degli accessori divertenti da utilizzare. In ufficio sono molto importanti, quindi utilizzare i patch sul posto di lavoro non è una cosa così anomala. Si può uscire tranquillamente coi patch, senza nessun tipo di imbarazzo. La via dell'acqua connette tutte le cose. Prima della tua nascita e dopo la tua morte. È l'evento cinematografico planetario di più generazioni. A 13 anni dal primo episodio, Avatar, la via dell'acqua. Il sequel del colossal visionario creato da James Cameron. Un lancio mondiale che supera le aspettative di decine di milioni di followers globali. Nell'iconica città dell'acqua, Venezia, un volo fra i canali tinti di blu. I monumenti recitano, prendendo parte ad una rappresentazione che si compone nella lettera simbolo di una saga che non finirà qui. Il numero 3 è già in parte girato.
Questa famiglia è la nostra fortezza. Jake e Neytiri hanno 5 figli, 2 adottati. Il paradiso celeste di Pandora diventa obiettivo di colonizzazione del pianeta Terra. Nell'anteprima mondiale di Londra, tutti i protagonisti, Sam Worthington e Zoe Saldana, l'incredibile 73enne Sigourney Weaver, il ritorno di Kate Winslet accanto a Cameron, nozze d'argento da Titanic, e poi teen idol Jamie Flatters, Trinity Bliss, Brittain Dalton. Nel metaverso cinematografico di un film che unisce realtà digitale e attori, effetti speciali ed emozioni, l'universo liquido di Pandora vede per la prima volta gli attori recitare sott'acqua, in una dimensione fluida oltre l'incredibile. E com'è il battito del suo cuore? Possente. Hey, hey, hey. Moda, stile, bellezza. Like, tutto ciò che piace. Ci vediamo tra poco. Hey, 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 hey. Like, tutto ciò che piace. Arte, innovazione, risparmio e investimenti. Hey, hey, hey. Shop Sage Blue Marilyn di Andy Warhol. Era marzo 2022. La casa d'aste Christie's batteva all'asta una delle opere più iconiche del XX secolo per la cifra record di vendita di 195 milioni di dollari. Il genio dell'uomo con la parrucca, talento dell'arte, della musica, dei film, trasgressivo, irriverente, autore di opere rimaste diapositive di un'epoca. Andy Warhol è in mostra a Milano fino a marzo alla Fabbrica del Vapore, in un percorso curato da Achille Bonito Oliva che racconta un'epoca e trasporta la pop art in una dimensione di linguaggio riconoscibile e comprensibile per tutti. L'incursione di Like fra le mostre da non perdere nell'abbrivio dell'anno 2023 prosegue a Roma. Nelle sale di Palazzo Bonaparte si può vivere il viaggio fra talento e follia che ha attraversato la vita di Vincent van Gogh, un itinerario cronologico che prende il via dagli inizi olandesi, la trasferta parigina, poi Arles, fino alla fine tragica nel nord della Francia. 40 opere, dipinti e disegni che raccontano un pittore noto per gli autoritratti, girasoli e quella pennellata irriproducibile, come una vita che ha lasciato un'eredità artistica unica. Pochi chilometri per raggiungere Viterbo. Ancora per qualche giorno, fino al 15 gennaio, in mostra al Museo dei Portici Michelangelo e la Cappella Sistina. Dalla scoperta dei lavori preparatori d'inizio Cinquecento alla realizzazione del Giudizio Universale, fra le bozze del groviglio di corpi, angeli e demoni, che poi sono diventati l'affresco più famoso al mondo nella chiesa simbolo planetario, San Pietro. Disegni che raccontano lo studio meticoloso e l'indagine anatomica di un genio dell'arte, per insinuarsi poi nel rapporto di amicizia con un altro talento dell'epoca, Sebastiano Dal Piombo. La sicurezza, il valore che ci accompagna nella vita quotidiana e che diventa pilastro della realtà in cui viviamo. Per garantire sicurezza non bastano le scelte, serve l'impegno, soprattutto di coloro che si dedicano a verificare quanto questo valore sia integro. Come nel caso delle strade che percorriamo per lavoro, per piacere, per conoscere il paese più bello del mondo. Proger si occupa di controllare la sicurezza di oltre 7.000 opere della rete autostradale, come nel viadotto Salinello, sull'Adriatica, 1,5 km a 130 metri di altezza. Una responsabilità che racconta più di 70 anni di esperienza, tutta italiana. Dovunque andiamo abbiamo quella capacità di adattarci al mercato e tutti questi progetti sono stati caratterizzati da una grandissima flessibilità che è la differenza che fa Proger rispetto alle altre società di ingegneria. Il capitale umano è Proger, è il nostro vero valore. Gli inizi nel 1951, oggi 1.000 professionisti che lavorano in 20 paesi del mondo. Una realtà che abbraccia ingegneria e management, che progetta molte delle più grandi infrastrutture del paese e che guarda il futuro. Quando ero piccolo,
mi hanno detto che tutto quello che puoi immaginare è reale. Prova. Progettazione urbanistica e strutture sanitarie nel solco di un altro valore fondante, la transizione energetica che configura una società sostenibile. Centrali da fonti rinnovabili e impianti ad idrogeno sono i nuovi sistemi energetici progettati e sviluppati all'interno di un'azienda di ingegneria multidisciplinare che attraversa edilizia, infrastrutture e sicurezza. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e l'inflazione elevata. L'incertezza è il tratto dominante dei nostri tempi, con ricadute importanti su famiglie e imprese. In momenti come questi è fondamentale non lasciarsi condizionare dalle pressioni di breve periodo e restare focalizzati sugli obiettivi di vita ed investimento. Come racconta Paolo Federici, Market Head di UBS Global Wealth Management in Italia. Queste esperienze stanno cambiando il rapporto tra banca e cliente, anche in positivo. Una delle cose, ad esempio, di cui andiamo più fieri è sentire parlare di noi come di un vero e proprio compagno di viaggio, in pratica qualcuno su cui puoi contare nel tempo per le questioni legate al tuo patrimonio, alla tua azienda o alla famiglia, anche in logica successoria, con un approccio che guarda evidentemente a lungo termine e che ci ha portati a essere il primo wealth manager a livello mondiale. Ci siamo riusciti capendo che non ci si può sedere sugli allori e che il vero riconoscimento sta in un rapporto di fiducia che si rinnova ogni giorno. La doppia transizione che stiamo vivendo, digitale ed ecologica, impone a chi fa business di ripensare il modo di stare sul mercato, sia nei settori emergenti che in quelli più tradizionali. Vince chi sa innovare, come mostra il caso di Federico Grom, che dopo il successo della catena di gelaterie che porta il suo cognome, poi ceduta a Unilever, ha lanciato Mura Mura, che promuove le eccellenze della terra, valorizzando il patrimonio naturale del Monferrato e delle Langhe. Il nome scelto è un'espressione che si usa in Madagascar, che vuol dire vivere lentamente, prendersi cura di se stessi. Abbiamo realizzato Mura Mura tra Langhe e Monferrato per avere un impatto sul territorio, per creare cultura. Un'azienda agricola di 35 ettari che ha intenzione di produrre il miglior vino possibile, con un relè a suo fianco per incontrarsi con grandi persone, con grandi culture, con la possibilità di scambiarsi eccellenze. Nella cultura anglosassone sta prendendo piede il concetto di give back, che vede imprenditori di successo avviare nuove iniziative di business capaci di migliorare la vita delle persone. Un approccio uscito rafforzato dalle esperienze dell'ultimo periodo, che suggeriscono un atteggiamento meno frenetico nei confronti della vita rispetto a quello degli ultimi 15 o 20 anni. Ho sempre considerato fondamentale il ruolo sociale dell'imprenditore. Diversi studi internazionali hanno dimostrato che si può avere un grande impatto se si mette la propria conoscenza a disposizione degli altri. Da qui l'idea di lanciare Corsi.it, una piattaforma online che propone formazione per creare mentalità imprenditoriale anche per i dipendenti. Sono davvero convinto in questo modo di poter creare valore per le persone e migliorare la loro vita. L'approccio inclusivo al business, l'attenzione all'ambiente e alle persone sono aspetti che sempre più si fanno strada e che condizionano sia il mondo dell'impresa che quello degli investimenti. In quest'ottica, la volatilità e le difficoltà di breve termine assumono un peso differente se inquadrate in un percorso di crescita sostenibile. Le sfide affrontate negli ultimi tempi hanno confermato l'urgenza di passare a un nuovo modello di sviluppo, più inclusivo, più rispettoso dell'ambiente. Dobbiamo impegnarci, in sostanza, per consegnare alle prossime generazioni un mondo migliore. Per questo abbiamo messo le gestioni patrimoniali sostenibili al centro della nostra offerta. Ma non basta! Attraverso UBS Optimus Foundation offriamo ai nostri clienti, quelli attenti alla filantropia, una piattaforma unica sul mercato che li supporta con consulenza specializzata e soluzioni dedicate a progetti focalizzati su salute, istruzione, protezione dei bambini e ambiente, spesso in partnership con organizzazioni no profit di primissimo livello. Live.
Like, tutto ciò che piace, torna sabato prossimo.